Più o meno la vista dal mio appartamento, no, in realtà scherzo, questo è l'Hotel Majestic, sono in attesa di un'intervista, allora ne approfitto per usare questa location per il video del giorno. Il video del giorno che, come dicevo ieri, è dedicato a un altro dei film della Kenzen. Quest'anno la Kenzen è veramente forte, presenta molti titoli che potrebbero stare tranquillamente in concorso. E un titolo che potrebbe stare in concorso, addirittura potrebbe vincerlo, secondo me, è Neruda, che è il film nuovo di Pablo Larraín. Io personalmente ero un po' preoccupato, perché immaginavo che con Neruda finito e con in lavorazione il biopic su Jackie Kennedy, Larraín cominciasse un po' a imborghesirsi, diciamo così. E invece Neruda smentisce ogni tipo di paura, perché è un film che prende di petto il biopic, e diciamo è quasi un pretesto il biopic, la vita di Neruda e soprattutto il suo rapporto politico col Cile, e però diventa il prisma per veramente un viaggio all'interno delle invenzioni cinematografiche, dello stile. E innanzitutto continua Larraín a cartografare il proprio paese e i vari elementi più discutibili del proprio paese, dopo aver raccontato la dittatura di Pinochet e la fine della dittatura in Cile, dopo aver raccontato la spiritualità e la crisi dello spirito con la pedofilia, qui racconta l'anima culturale, politica e sociale del suo paese attraverso l'arte, attraverso la poesia. La poesia che, se viene in un certo senso messa da parte, perché il Neruda poeta è meno importante del Neruda politico e del Neruda personaggio pubblico in Cile, diventa invece la poesia fondamentale per il film, per lo stile del film, per il linguaggio. È un film che prende la narrazione convenzionale e ne fa appunto un viaggio di poesia onirico, straniante, in cui entrano le riflessioni ovviamente sul proprio paese, sul senso dell'arte in un paese difficile come è sempre stato il Cile, ma anche e soprattutto la gioia dell'arte come possibilità creatrice, come possibilità di racconto del paese e di espressione personale. È un film poetico, di poesia in senso quasi pasoliniano, dove però ci sono dentro anche le passioni popolari di Neruda, l'amore per la letteratura poliziesca, questo andamento di noir con la voce di Gael García Bernal, che è un poliziotto che dà la caccia a Neruda, che fa da voice over e che diventa poetica al tempo stesso. Veramente attraverso la figura di Neruda fare un caleidoscopio di gioia del cinema, ma che non è solo un esercizio di stile, ma è anche una profonda riflessione sul senso artistico di una biografia, di una vita, e sul senso artistico delle vite. Veramente un film che tocca delle punte altissime proprio per il suo continuo cambiare, come un'antologia di poesie che cambia continuamente stile, tono, linguaggio, che inventa e sa reinventarsi e che riesce ad affascinare il pubblico in maniera sempre differente lungo quasi le due ore. È un film veramente sorprendente, un film veramente bellissimo, un film veramente che vi consiglio e vi consiglierò anche quando uscirà, spero che uscirà, dovrebbe uscire. Il primo colpo di fulmine di questo festival è anche una prima delusione, perché avremmo voluto vederlo premiato con una Palma d'Oro, con un premio importante, e in realtà avrà solo il nostro amore, che poi magari non è comunque poco. Vi lascio con la piscina da farmi un bagno, va.